Una delle domande che attanaglia tantissimo chi comincia un qualsiasi mestiere, in questo caso parliamo di quello del filmmaker o del videomaker o semplicemente del montatore video, è come faccio a diventare bravo? Non esiste la bacchetta magica, ma forse esistono delle tecniche o qualcosa di simile a cui approcciarsi. Ricordo quando ho cominciato io, circa una decina di anni fa, avevo un solo obiettivo, cioè raggiungere i miei scopi col meno lavoro possibile. Purtroppo questa è una cosa irraggiungibile. Perché questa è una cosa irraggiungibile? Non è che è irraggiungibile, è semplicemente che gli obiettivi che noi ci poniamo devono tener conto di un percorso che noi dobbiamo fare. C'è una forte guerra che vedo online su quale sia il miglior sistema per imparare un mestiere, un'arte, un lavoro, una tecnica in particolare. Non esiste una scuola che vi insegna a fare tutto. Non esiste un tutorial che vi insegna a fare tutto. Non esiste un guru che vi insegna a fare qualsiasi cosa. Chi può imparare davvero siete soltanto voi. Sì, vabbè, stai dicendo tutte frasi già dette, scritte. Quello che leggevo su alcuni forum, su alcune community online, era la guerra se seguire tutorial online, quindi acquistare dei corsi online preregistrati, oppure andare a seguire dei corsi in una scuola specializzata. C'è naturalmente chi fa la guerra con uno, chi fa la guerra con l'altro. Ebbene, io non vi dirò mai che un tutorial è meglio di un corso di formazione, come dall'altro lato non vi dirò mai che un corso di formazione è meglio di un tutorial. Questo perché dalla mia esperienza io ho fatto sia corsi master specializzati su alcuni software e ho visto tantissimi tutorial online. Di entrambe le esperienze mi è rimasto soltanto un concetto, che è la passione, la costanza di fare qualcosa, di voler imparare, di mettersi sotto e batterci la testa finché non ci si riesce. Questo si può fare sia con un corso che con un tutorial. Se un tutorial è fatto bene e spiega bene il concetto e noi abbiamo la mente libera, quindi ci concentriamo a seguirlo, va bene, possiamo tranquillamente imparare quel determinato concetto. Una volta imparato il concetto, bisogna esercitarsi per poterlo replicare. Mentre un corso, stessa cosa, noi siamo in un'aula dove c'è un istruttore che insegna, ma se noi non abbiamo la mente libera e vaghiamo, oppure quel giorno di lezione ci diamo alla macchia, quindi non andiamo a lezione con tutto che stiamo pagando dei bei soldoni, alla fine il risultato è lo stesso che non seguire un corso o che non concentrarsi sul tutorial. Quindi concludo il mio discorso dicendo che sia che imparare delle tecniche, un mestiere, qualsiasi cosa, con un tutorial o seguendo un corso, è la stessa identica cosa, a meno che voi non ci mettiate il vostro impegno, la costanza dopo nel ripetere quel determinato esercizio. Perché fondamentalmente, ragazzi, quello di cui noi parliamo è sempre solo imparare uno strumento, una tecnica. Una volta imparato quello, la creatività, dovete mettercela voi.